reading books, it's fun. I often read them with my mom. I like reading to explore. There's no better way, I'm sure. I love reading. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Erano stati anni spietati. Carcasse di auto ai bordi delle strade, fumo a confondere i sogni, corse sull'asfalto. Troppi morti da ricordare, troppi sorrisi rimasti cristallizzati nel bianco e nero delle foto. Poi era scesa l'oscurità. Avevano dispensato morte, assassinato col volto coperto, motivati da un'idea di giustizia che ritenevano largamente condivisa, ma che solo in pochi condividevano. Ho riflettuto molto in quegli anni, ma anche dopo, sulla scelta di combattere una guerra vera con la presunzione di essere nel giusto. Sapevo già allora che sbagliavano a pensare di essere in tanti. La maggior parte dei loro coetanei nemmeno li capivano tutti quei comunicati lasciati dopo i cadaveri. Qualche omicidio eccellente non avrebbe potuto far crollare un sistema basato sulla assoluta intercambiabilità dei protagonisti. Ma ero e sono affascinato dal fatto che in quegli anni alcune decine di migliaia di ragazzi, perché di ragazzi si trattava, irruppero nella storia, convinti di poterne mutare il corso. E benvenuti al Caffè Letterario di Radio Bla Bla, l'appuntamento con chi i libri li ama, li legge e li scrive. Benvenuti da me, Francesca Scherini, sono qui con Andrea alla console, ormai il nostro fidato fonico. Matteo Barbieri vi saluta da lontano e mi raccomando, continuate a seguirci sempre anche dall'app. Adesso arriva la bella stagione, tra l'altro oggi la webcam non funziona, quindi non vi perdete neanche niente, perché oltre al sito www.radioblablanetwork.net, da dove potete ascoltare le dirette, i podcast e qui e vederci quando la webcam viene attivata durante le dirette, ricordatevi che c'è un'app gratuita che è l'app di Radio Bla Bla, che potete scaricare sui vostri smartphone, e così adesso ve ne andate in giro, ve ne andate al parco, state fuori a bere gli aperitivi perché la stagione si presta, ma voi ci potete sempre ascoltare e non perdere nessun appuntamento. E se poi la diretta ve la perdete, c'è la replica domani mercoledì alle 16:30, oppure c'è il podcast da ascoltare per tutta la settimana sempre dall'app oppure dal sito, quindi insomma sempre con voi a prescindere dalle condizioni climatiche, e continuate a seguirci. Già che state prendendo appunti, ricordatevi anche che potete interagire con noi in diretta se ci state ascoltando di martedì, mandandoci un'email a diretta@radioblablanetwork.net, oppure mandandoci sms o whatsapp al 388 628 4150. Ve lo ricorderò anche nel corso della puntata, ma ormai siete diciamo che i nostri piccoli seguaci che regolarmente ci scrivono li abbiamo più o meno sempre. Oggi è la prima puntata di maggio, il titolo del libro da cui abbiamo tratto il brano di apertura si presta, diciamo che non poteva cadere in un mese migliore, perché si chiama I Campi di Maggio, ma non vi voglio svelare troppo perché il nostro ospite arriverà fra pochissimo. Come sempre, nel frattempo ci ascoltiamo il primo brano musicale di oggi. Prayer in Sea, e siamo al Caffè Letterario in diretta, se ci state ascoltando oggi che è martedì, altrimenti in replica se è mercoledì. Comunque siamo sempre qui con voi, è diretta@radioblablanetwork.net, oppure 388 628 4150 per scriverci messaggi, whatsapp, sms o email, e parlarci di quello che volete, commentare, criticare, fare complimenti, tutto quello che volete, noi siamo qui e vi rispondiamo sempre. Anticipavo che come prima puntata di maggio, insomma, non potevamo trovare un libro migliore per cominciare appunto il mese con il Caffè Letterario, ma come sempre, prima di svelarvi troppo, lascio che ad annunciare l'ospite di oggi sia la scheda. Giornalista e scrittore, partecipa giovanissimo all'epoca delle radio libere a Roma, collabora in Rai come autore e conduttore, esordisce come scrittore nel 1983, fonda l'associazione Multiversum, il Festival Internazionale della Filosofia di Roma e molto altro ancora. Oltre ai suoi maestri di vita, molte sono le persone che, dice, resteranno presenze vive nella memoria e nel cuore, perché a loro deve la sensazione di aver vissuto tante vite. E diamo il benvenuto a Igor Patruno al telefono con noi al Caffè Letterario. Benvenuto, Igor.
aspettate un secondo, che il bello della diretta, io Igor non lo sento, so che ha il telefono con noi perché era con noi prima, però non lo sento. Vabbè, nel frattempo, anche i miei baldi giovani mi sistemano la questione telefonica, Igor Parturno è l'autore dei Campi di Maggio, edito Ponte Sisto, ed è un libro che ci accompagna così dai primi anni, parte diciamo più o meno nel 72, ci accompagna fino ai giorni nostri, ma dai gesti che mi fanno credo di essere riuscita a ripristinare la linea, quindi rifaccio da capo, benvenuto a Igor Parturno. Bene, eccoci. Grazie. Scusaci, buonasera. Abbiamo avuto un attimo di defiance, così iniziale non ti sentivamo più. Tutto bene? Sei... Sono rimasto solo. Esatto, abbiamo abbandonato, ti sei messo comodo che devi stare al telefono con noi per un po', Sì, sì. Ecco, sei pronto. Stavo dicendo che abbiamo provato a condensare in una scheda tutto ciò che fai e che hai fatto, ma ovviamente non ci siamo riusciti. Però oggi in particolare, poi magari durante la puntata parleremo, ci colmerai anche gli aspetti che non sono riuscita appunto a condensare nella tua scheda. Però oggi in particolare sei qui per presentarci il tuo ultimo libro, I Campi di Maggio. Ho letto una recensione di Filippo Laporta che scrive che se un giovane gli chiedesse che cos'è stato il 68 gli consegnerebbe il tuo libro e mi è sembrato proprio una frase perfetta per presentarlo. E, così per cominciare, che cosa ti ha portato a scrivere questo libro? Perché? Ma perché diciamo che certamente c'è anche un dato biografico in tutto questo, cioè il fatto che ho davvero conosciuto i due ragazzi di cui poi nel romanzo racconto e quindi diciamo che per spiegare a chi ci sta ascoltando, la storia è quella di un giornalista che dopo 40 anni sente la necessità di tornare indietro nel tempo, quindi di svelare un mistero che è rimasto tale, un mistero irrisolto che riguarda la morte di due ragazzi. Il giornalista si chiama Antonio, i due ragazzi si chiamano Andrea e Silvana. In realtà non è una storia che ha fatto scalpore. I due ragazzi sono morti tra l'altro in situazioni diverse e però proprio in questa morte, in questa assenza posso dirlo così, c'è un po' la motivazione che spinge Antonio a iniziare questa ricerca. Cioè Antonio cerca di confrontarsi per tutta la durata del romanzo con il mondo che non c'è più, e il mondo che non c'è più è quello naturalmente dei due ragazzi morti. Quindi tenta di confrontarsi per tutto il romanzo con l'inappropriabilità del mondo dell'altro, ecco, se vogliamo utilizzare diciamo un termine più filosofico. E quindi diciamo che la motivazione che mi ha spinto è la stessa motivazione che spinge Antonio Delle Piane a cercare per tutto il romanzo una verità che lui sa che non riuscirà a trovare, ma che cerca lo stesso. Ed è proprio lui, attraverso proprio questo giornalista, Antonio Delle Piane, che appunto attraverso la sua indagine, che poi vedremo più avanti, insomma ne parleremo sempre in maniera più approfondita, ci accompagna, diciamo così, per tutto il romanzo. Adesso però dobbiamo già interromperci per una breve pausa musicale. Tu resta lì, mi raccomando, e torniamo subito a chiacchierare insieme a te. E siamo sempre in diretta al Caffè Letteradio, ricordatevi diretta at radioblablanetwork.net oppure 388-628-4150 e siamo in compagnia telefonica di Igor Parturno, l'autore di I Campi di Maggio. Igor, sei sempre lì? Sì, eccoci. Abbiamo cercato di sistemare un po' di problemini di audio, chiedo scusa a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e dovrebbe andare meglio, ma scriveteci, insultateci, fateci sapere, se insomma, perché insomma,
in questa oretta che passiamo insieme le parole sono davvero importanti, come diceva qualcuno. Stavamo cominciando un po' a raccontare quella che è la storia del tuo romanzo Dei Campi di Maggio, dove un giornalista ci accompagna letteralmente, il protagonista, non è neanche il protagonista, vero? Correggimi se sbaglio, è la voce narrante che ci... È la voce narrante. Antonio Dalle Piane, che attraverso questa, a distanza di tanti anni, sente questa necessità di ricostruire un mistero irrisolto legato alla morte di due suoi amici e in questo modo, diciamo, con questa scusa, mi viene da dire, ci accompagna in un periodo storico e ci fa, la cosa che a me ha colpito ed è piaciuta molto, ci fa scoprire e ci parla di quegli anni attraverso quelli che tu già prima hai accennato un pochino, quelli che sono dei personaggi minori forse, nel senso che la morte di questi due ragazzi al più sconosciuti, però è avvenuta all'interno di un contesto politico, storico, sociale ben preciso, nella quale veniamo proprio accompagnati. Non so se ho colto quello che... Direi di sì, ecco, una cosa che a me piace molto è la possiamo chiamare così, no? È la poetica dei personaggi minori della storia. In qualche modo è cercare di seguire, no? Le gesta, ma anche la vita interiore di personaggi che, diciamo, in qualche modo restano ai margini dei grandi eventi, magari partecipano, magari li attraversano, ma non sono i protagonisti veri di, diciamo, quelli importanti dei fatti di cronaca che hanno caratterizzato quegli anni forse. Esatto. E il tentativo è quello di stare accanto a loro e di seguirne, insomma, il cammino, ed è quello che Antonio, la voce narrante del romanzo, fa. Anche i due personaggi, diciamo, i due giovani dei quali Antonio si occupa, sui quali, diciamo, riapre un'indagine giornalistica cercando di capire che cosa è accaduto delle loro vite, sono in realtà dei personaggi minori, dei personaggi che anche ai tempi, anche nel 1975, quando i fatti avvengono, hanno occupato qualche articolo di giornale e poi, come spesso accadeva e come spesso accade anche oggi, in qualche modo si sono persi, no? Nessuno se ne è più preoccupato. In qualche modo la loro storia si è persa, si è chiusa. Anche perché tu in premessa lo dici, no? Cioè proprio in premessa si dice che ciò che qui si narra, sto leggendo testualmente, è realmente accaduto tra il 1974 e il 1977, anche se la materia della cronaca è stata rimaneggiata. Quindi tu in realtà, per tutto il tempo, almeno il lettore, poi una lettrice come me che non è giovanissima, però non ha vissuto quegli anni, se lo continua a chiedere, no? Quanto, cioè, è chiaro che tutti i fatti di cronaca riportati ti portano veramente a te in una realtà ben consolidata, appunto. Però poi c'è questa parte più romantica, forse più sentimentale della vita di questi personaggi minori che fa un po' da contorno. E non so se è una scelta stilistica precisa quella, appunto, di alternare questi, forse c'è proprio una suddivisione tra una prima parte più, forse più leggera, più spensierata di quegli anni, e poi una seconda parte del libro dove i fatti di cronaca prevalgono. Non so se me lo puoi confermare, sì, o se è stata una mia sensazione. Hai colto bene. Non a caso l'anno che ho scelto è il 1975, che è l'anno in cui diciamo inizia quella che Henry De Luca ha chiamato una guerra civile a bassa intensità. Adesso si può essere o non essere d'accordo ovviamente con Henry De Luca, ma dal 1975 tutti i gruppi che facevano parte, che erano armati, ecco, e che avevano scelto di andare allo scontro diretto con lo Stato, iniziano a sparare davvero, a sparare per uccidere, non più a fare azioni dimostrative. Quindi è chiaro che entrando dentro quegli anni si torna a respirare
anche questo, che è stata, diciamo, è stato l'evento, è stato quello che in qualche modo ha isolato, no? Se così possiamo dire, quella generazione. Ma quella generazione aveva anche una grande voglia di vivere, aveva anche una grande voglia di essere felice, addirittura c'era, durante le assemblee si discuteva del diritto di essere felici. Ecco, io credo che questo sia possa far capire, no, il senso del fare politica, dell'impegno che avevano i ragazzi in quel periodo. In quegli anni. Era qualcosa anche di gioioso, se vuoi, no? E però tutto questo si scontrava con la piega drammatica che dal 1975 prendono gli eventi, e quindi tutto quello che c'era di propositivo, di creativo, tutta la voglia di vivere, no, che trafidava da quei ragazzi viene, come dire, frustrata è troppo poco, insomma. Sì, quasi, no, stravolta, proprio... e violentata, esatto, mi verrebbe da stravolta. Dire. Viene stravolta dagli attentati, viene stravolta dai morti. Ecco, in tutto questo si colloca la vicenda di questi due ragazzi che molto probabilmente facevano parte di un, forse come fiancheggiatori, di un gruppo armato, e che vengono uccisi. Il dato che emerge, diciamo, dalle carte delle inchieste che io ho visto realmente, perché anche Antonio, insomma, il protagonista, ovviamente lavora su quelle, la sua narrazione si sviluppa anche a partire dall'inchiesta giornalistica vera e propria. Quello che emerge è che molto probabilmente nelle pieghe delle contraddizioni interne a questo gruppo terroristico, che lo possiamo dire erano in atto, che sarebbe è una sigla che sta per Nuclei Armati Proletari, ecco, all'interno delle contraddizioni che c'erano evidentemente dentro questo gruppo, deve essere accaduto qualcosa che ha portato, no, a far sì che i due ragazzi, anche se in luoghi completamente diversi e intenti, anche se non molto, ma insomma diversi, venissero probabilmente uccisi. Non abbiamo la certezza. Infatti rimane sempre un po' questo mistero, appunto, irrisolto. Adesso dobbiamo, per forza, mi dispiace molto perché ero molto appassionata e avvincente da questo racconto, interromperci ancora un attimo per un po' di musica e poi torniamo subito qui. E torniamo in diretta al Caffè Letteradio. Noi nel frattempo, durante la musica, cerchiamo di fare di tutto perché sentiate bene 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 quando parla il nostro ospite di oggi, Igor Patruno, perché col telefono, insomma, stiamo abbassando il tappetino musicale in sottofondo, perché insomma ci teniamo che si senta bene come quando gli ospiti sono qui con noi. Tu sei sempre lì, Igor, vero? Non ci hai abbandonato? Sì, e noi stiamo cercando di raccontare, senza magari svelare troppo, perché comunque è un romanzo che almeno a me ha colpito anche scoprirlo mentre lo leggevo. I fatti di cronaca di quel periodo, si sa, sono conosciuti, però il modo, ecco, diciamo così, quello che tu hai secondo me rappresentato in modo molto particolare nei Campi di Maggio, tra l'altro Ponte Sisto, mi dimentico di dirlo, editore, è che tu alterni, appunto, la storia è quella, ci accompagna nella storia questo giornalista Antonio Dalle Piane, che sta indagando su queste due morti di questi due ragazzi, che sono due personaggi minori, li abbiamo definiti, all'interno di uno scenario politico di quegli anni, però è continuamente intervallato anche da momenti di vita di Antonio Dalle Piane, chiaramente da suoi ricordi, dal passato e dal presente, che si alternano in continuazione, rendendo molto movimentata la lettura. Anche questa è una scelta stilistica precisa, o è perché il flusso ti è venuto spontaneo così, in questo modo? Ma io credo che la scrittura, diciamo che è una scelta,
è certamente una scelta. Io credo che la scrittura debba in qualche modo cercare sempre di porsi delle domande, no? Di porsi domande che magari nel fragore degli eventi, nel mentre i fatti stanno accadendo, non trovano spazio, perché chi vive è preso appunto da quello che sta vivendo. Ecco, la scrittura, a mio avviso, quando è davvero tale, deve consentire di andare oltre in qualche modo ciò che siamo costretti ad essere, mostrando ad esempio ciò che avremmo potuto essere o che potremmo essere. Quindi questi elementi, se vuoi, di natura biografica, sono in realtà dei momenti nei quali il protagonista ritorna sulla propria vita, ad esempio ritorna con molta forza sul rapporto con il padre, che è rimasto evidentemente per lui, per Antonio Delle Piane, irrisolto. In realtà è un problema di tutta quella generazione, che poi è la mia generazione, il rapporto irrisolto con il padre, no? Diciamo che non siamo più di fronte alla società patriarcale, abbiamo di fronte in quell'epoca dei padri che hanno tentato di cambiare appunto la famiglia patriarcale, e però sono dei padri deboli, no? Con i quali è difficile confrontarsi. Ecco, uno dei problemi che Antonio si ritrova di fronte è proprio la figura del padre, il tentativo di tornare a fare i conti con questa figura lo occupa parecchio durante tutta la narrazione. Ecco, è una scelta, ovviamente, è una scelta narrativa precisa, che diciamo rende proprio questo che di sottofondo ha una narrazione giornalistica, perché appunto c'è un'inchiesta in corso e vengono riportati proprio dei fatti di cronaca precisi e dettagliati, e però appunto accompagnati da un lato molto umano di Antonio Delle Piane, che è un personaggio, a me viene un po' sorridendo da chiederti quanto di te ci sia in questo giornalista, intanto perché è giornalista, intanto perché non lo so, è un personaggio particolare, perché è molto, sembrerebbe molto chiuso, sicuramente molto problematico, anche il suo rapporto con le donne è molto particolare, per cui adesso mi rendo conto che chiederti quanto di te ci sia in lui forse ti metto a disagio, però insomma, quanto c'è di autobiografico in generale in questo romanzo? Ma c'è sicuramente un elemento autobiografico più forte, come dicevo prima, riguarda il rapporto di Antonio con suo padre, che torna spesso all'interno della narrazione. Poi in realtà sì, Antonio è un errante sentimentalmente parlando, e questo però è molto legato anche al personaggio di cui avevo bisogno, nel senso che solo un personaggio così, insomma, in qualche modo poteva essere utile a narrare questo tipo di storia. Comunque certamente ci sono molti elementi autobiografici. E questo libro ha anche una sua colonna sonora ben precisa, da cui noi adesso cominceremo da adesso in avanti a pescare dei brani musicali, per cui da adesso in avanti le scelte musicali sono proprio tratte dalla colonna sonora dei Campi di Maggio, e adesso ci ascoltiamo i Rolling Stones con Angie. Entriamo un po' impietosi su questa bellissima canzone scelta da Igor Patruno, perlomeno scelta all'interno della colonna sonora che accompagna il suo libro I Campi di Maggio, vero Igor? C'è proprio una playlist precisa. C'è una playlist su YouTube, esatto. Basta cercare I Campi di Maggio e
ce l'ha prevista. Esatto, adesso avrete solo un piccolo assaggio nella seconda parte appunto del nostro tempo a disposizione, perché le tre canzoni finali appunto sono tratte da lì, però l'invito è quella di andarsela a ascoltare, perché è veramente una selezione molto 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 bella, sì, per più generazioni, perché chiaramente sono dei brani che sono rimasti. Ma bando alle ciance, sennò io mi perdo e poi siamo sempre in ritardo come al solito. Noi stavamo appunto raccontando un po' dell'essenza di quello che c'è all'interno di questo romanzo I Campi di Maggio, che è veramente un romanzo ricchissimo, perché ci accompagna all'interno di fatti di cronaca avvenuti intorno al 1975 e tutto ciò che ha caratterizzato quel periodo, però lo fa attraverso un'indagine giornalistica che indaga appunto su due morti, su due ragazzi, su due giovani che sono morti in circostanze diverse, però apparentemente comunque legate a questo periodo politico storico, e lo fa attraverso la voce di un giornalista, di Antonio Dalle Piane, che a tratti ci fa avere anche dei messaggi particolari, raccontandoci la sua vita, portandoci all'interno dei suoi sentimenti, come per esempio appunto parlavamo prima di questo rapporto irrisolto con il padre. C'è un passaggio particolare che è molto tenero ed è molto importante allo stesso tempo sulla effimera esistenza del cocomero, no? questo racconto che comincia dicendo che a lui mancavano e mancano ancora le attenzioni di suo padre, e poi ci racconta questo aneddoto. Ce lo vuoi raccontare tu? Ma sì, in verità è la storia che Antonio racconta è molto semplice. Lui va con il padre su via Casilina ad acquistare un cocomero, ed è estate, ecco, c'è proprio la calura, per cui lui attraversa una strada e la percorre e arriva in questo posto, dopodiché appunto acquistano questo cocomero. Il padre di Antonio pretende l'assaggio, no, il tassello, e lui insomma lì svolge una serie di considerazioni che sono legate appunto al ricordo di questo momento, possiamo dire addirittura della sua infanzia. Ma quello che è importante, quello che poi alla fine Antonio vuole dire, riguarda proprio l'effimera esistenza, ecco, del cocomero, che è una metafora dell'effimera esistenza della vita. Allora, la copertina dei Campi di Maggio è una splendida foto, esatto, di Enrico Scuro. Enrico Scuro è un grande fotografo bolognese che è stato ed è riconosciuto come il fotografo del movimento degli anni 70, insieme ad altri naturalmente, la foto raffigura dei ragazzi che danzano nudi a Parco Lambro, nell'ultimo Parco Lambro, quello del 1976. Ecco, io naturalmente mi sono chiesto tante volte che fine hanno fatto questi ragazzi, come sono oggi, ci sono ancora, oppure non so, la vita in qualche modo li ha colpiti, sono stati felici. Ecco, il romanzo in realtà è anche un interrogarsi su questo, e la metafora del cocomero in qualche modo, che termina la sua effimera esistenza appunto dentro al frigorifero, no? E poi finisce sulla tavola, è un po' cerca di richiamare un po' tutte queste esistenze che naturalmente Antonio ha incontrato nella sua giovinezza, e rispetto alle quali 40 anni dopo lui continua a chiedersi, si chiede che fine hanno fatto. Se lo chiede in particolare dei due ragazzi, sono morti, e quindi sa che fine hanno fatto, ma se lo chiede in relazione a tutti quelli che ha incontrato, no? C'è questo tentativo, come dicevamo all'inizio, cercare di entrare nel mondo dell'altro, un mondo ovviamente
inappropriabile per definizione, no? Perché è dell'altro, non e può essere di Antonio. C'è anche un passaggio molto bello su questo, no? Questa, c'è un dialogo a un certo punto dove si sostiene che quando una persona muore si porta dietro tutto quello che era il suo essere in quel momento e non si può appropriarsi appunto della vita di un individuo in questo senso. Perché ci sono proprio questi dialoghi, no, che accompagnano e intervallano il libro, magari più appunto tornando al passato, questi ricordi di gioventù dove anche Antonio era studente, ci sono questi confronti continui con i propri compagni, con gli appartenenti ai suoi gruppi, dove effettivamente le riflessioni sono più marcate rispetto poi a quelli che sono i fatti di cronaca puri e duri e semplici. Ma nel frattempo, senza neanche farlo apposta, volevo leggere un messaggio che è proprio arrivato da parte di Sandra, che dice: ho vissuto in pieno quegli anni a Milano, non vedo l'ora di ritrovare le sensazioni dei miei ricordi nelle pagine di questo libro. Allora Sandra, forza. Tra l'altro, scusa, perché mi stavo appunto un po' tra virgolette distraendo, nel senso che ho visto questo messaggio e tu stavi proprio a un certo punto dicendo che vorresti sapere quasi quasi che fine hanno fatto, no? Allora Sandra, comunica sì con noi e dacci anche qualche elemento in più. Tra l'altro io non te l'ho chiesto perché magari la domanda è banale, però diciamolo ai nostri ascoltatori, dove lo troviamo il tuo libro? Ma si trova certamente ancora, nonostante sia uscito oramai da 6 mesi, si trova ancora nelle librerie, in particolare nelle Feltrinelle. Lo hanno riordinato, ecco, insomma, diciamo che siamo arrivati alla terza ristampa, quindi insomma. Il romanzo è andato molto bene, sì, devo dire. Tra l'altro, proprio grazie alle radio, io ho fatto molte interviste e le radio sono state fondamentali. Tra l'altro io credo di essere stato, tra l'altro non lo dico io, insomma oramai è finito sui libri che raccontano la storia delle radio libere di Roma, io insieme ad altri, insomma, siamo stati i primi ad andare in onda con una radio libera a Roma nell'anno 1974, fine 1974. Eh sì, anch'io non, giustamente tu eri un attimo in isolamento per colpa nostra, non l'hai sentito, ma l'ho ricordato anch'io nella scheda in cui cercavo appunto di riassumere tutte le cose che fai e che hai fatto, e dicendo appunto che giovanissimo hai partecipato all'epopea delle radio libere a Roma. Adesso però, a proposito di radio, ti chiedo di vestire per un attimo i panni da DJ e di annunciare il prossimo brano musicale, sempre tratto dalla playlist dei Campi di Maggio. Sì, è un brano che ascoltavamo molto, in tanti, è un brano ovviamente molto che prende l'anima, ecco. E mi riferisco a Lugano addio di Ivan Graziani. E ascoltiamolo. Come ormai consuetudine, entriamo a gamba tesa anche su quest'altro bellissimo brano di Ivan Graziani, Lugano addio, che fa parte della playlist dei Campi di Maggio, il romanzo di cui stiamo parlando questa sera insieme all'autore Igor Patruno. Tra l'altro lo dico perché non faremo in tempo a sentirlo, il terzo brano scelto da questa playlist era Hotel California con gli Eagles, degli Eagles, però vi invito proprio ad andare a ascoltare questa playlist su YouTube dei Campi di Maggio, perché ogni brano è veramente merita. Igor, che dire, io spero di essere riuscita in questo poco tempo, grazie ai tuoi racconti, ad aver inquadrato l'ambito di questo romanzo, che veramente è molto ricco, perché porta con sé tantissimo, porta la storia, porta la cronaca, porta i sentimenti di quelli che appunto abbiamo definito all'inizio i personaggi minori di un periodo storico pazzesco, che chi non lo conosce è bene che lo conosca attraverso questo libro, chi l'ha vissuto e l'ha conosciuto credo che non possa fare altro che emozionarsi leggendolo. E tu invece che lettore sei? Cosa leggi e che libro stai leggendo adesso o hai appena finito di leggere? Sì, relativamente a quel periodo storico, lasciami dire che è stato rimosso, ecco. E che probabilmente tornarci dentro non può che far bene. Relativamente alle mie letture, direi che io sono un lettore decisamente onnivoro, leggo di tutto, naturalmente leggo molti romanzi. Se
intanto posso dirti che in questo momento sono perso dentro la scuola cattolica di Edoardo Albinati, ma sto leggendo, ecco, insomma è un romanzo piuttosto corposo, 1200 pagine. Il romanzo più bello che ho letto, sempre parlando di autori italiani naturalmente, in questi mesi è stato Pasolini, ragazzo a vita di Renzo Paris, per tanti motivi, perché Renzo insomma è tornato dentro il suo rapporto con Pasolini e perché Pasolini sta anche dentro, come avrai notato, fa parte del tuo racconto. Sì, esatto. Poi devo dire che mi è molto piaciuto Dalle rovine di Luciano Funetta. Poi in realtà, ti ho detto, sono un onnivoro e quindi sto leggendo ad esempio Europe Central di William Vollman, che è un autore che io amo tantissimo, ma il romanzo più bello in assoluto che ho letto. Il tuo consiglio letterario questi, proprio. Esatto, è Benedizione di Kent Arif. Io l'ho trovato splendido. Kent Arif è un autore americano, è morto nel 2014. La trilogia della pianura, così si chiama, Benedizione è il primo romanzo della trilogia della paura, della pianura, è un romanzo splendido che porta appunto, ci ha trovato molto anche del mio modo di intendere la scrittura. Lui si occupa solo di personaggi minori, quelli che nessuno vede e li segue da vicino, ecco, e questo è splendido, insomma, no? riesce a farti respirare, diciamo, i loro pensieri, quello che sentono. Confermo, perché io non ho letto questo libro, ma questa tua idea, questo tuo modo di rappresentare nei Campi di Maggio proprio la vita e i sentimenti e i fatti di cronaca, anche attraverso proprio il vissuto e i sentimenti di questi personaggi minori, ti fa proprio entrare in maniera molto più personale, molto più di pancia nella storia, no? Per cui sicuramente è veramente molto, molto appassionante. Senti, io ti ringrazio veramente tanto di essere stato con noi, mi scuso ancora anche con gli ascoltatori se all'inizio magari abbiamo avuto qualche problema, ma state tranquilli perché domani la replica delle 16:30 e il podcast successivamente anche sulla pagina Facebook di Caffè Letteradio lo metteremo in modo che tutto sarà assolutamente ascoltabile nel migliore modo. E poi lo rilancerò anche io, ovviamente. Esatto, questa puntata vi accompagnerà ancora per un po'. Grazie veramente ancora a Igor Patruno e al suo libro I Campi di Maggio, Ponte Sisto, e spero di sentirci presto, ci terremo, io ti terrò d'occhio, insomma, su nuovi romanzi che usciranno, perché insomma mi sono trovata molto molto bene a leggere questo libro. E quindi nel ringraziarti e salutarti ancora tanto, ricordo appunto che domani siamo in replica alle 16:30, che tra poco in sigla finale ascolteremo ancora un assaggino tratto dai Campi di Maggio, e voi nel frattempo, come al solito, mi raccomando, leggete. Buonasera. Nell'attimo in cui la musica era diventata struggente, si erano scambiati una promessa. Lei l'aveva cercato dopo un anno, lui non si era tirato indietro. Erano state notti di baci aggrappati alle labbra, notti di disperata passione, come se il mondo fosse sul punto di frantumarsi da un momento all'altro. Aveva sperato potesse durare, invece era finita dopo pochi mesi. Nell'amore di Antonio c'era un sapore sbagliato, c'era stanchezza, c'era il peso di quella promessa. Manuela non se la sentiva di buttargli addosso la responsabilità, anche perché era stata lei a bloccarsi, ad andarsene. Se fosse restata, si sarebbe smarrita in una palude senza uscita. I love reading.